Giusy, cara. È proprio l'affetto che ho per te che mi impedisce di starmene da parte. E poi, come amministratore della società, devo dirti che Paolo non può continuare così. Deve assumere le sue responsabilità come gli altri. È un idealista. Ma quale idealista, scusa? È tempo che guardi in faccia la realtà, che non è certo quella che dibatte con i suoi amici in quella specie di scantinato. E già. Lamberto, ti prego. Eccoli. Sempre insieme. Giannino, tesoro. Ciao, Gianni. Ciao, mamma. Non dovresti essere in fabbrica a quest'ora? L'ho pregato io di venire. Oggi mi sentivo tanto sola, nervosa. Non giustificarti, ti prego, mamma. Saresti meno sola se Paolo qualche volta restasse un po' con te. Evidentemente ha altre cose da fare. Un giorno o l'altro gli romperanno la testa e faranno bene. Giannino! Scusami, sono nervoso anch'io. È che vorrei che si applicasse a cose più serie, che lavorasse con me. Forse è meglio che ceni fuori stasera. Voglio distrarmi un po'. Ciao, mamma. A domani.